Dunque, parliamo della situazione politica del comune di Chioggia. Allora, io direi una piccolissima premessa: le baruffe crogiotte non sono solo Chioggiotte, perché praticamente in tutti i comuni ci sono sempre contrasti, e quindi non siamo solo noi Chioggiotti che abbiamo questa predisposizione. Tra l'altro, anche il comune di Rovigo è saltato qualche settimana fa, e ci sono un sacco di comuni, insomma, dove, diciamo, è difficile gestire i rapporti come all'interno delle famiglie, come all'interno delle aziende, eccetera, eccetera. C'è da dire però che questa situazione del comune di Chioggia, che si sta prolungando da novembre, con il licenziamento, permettetemi, assurdo del vice sindaco Daniele Tirso Basiola, praticamente c'è una situazione di stallo e il sindaco Mauro Amerau è praticamente paralizzato. Questo è il termine proprio che più, diciamo, rispecchia la situazione, dai vari venti e controventi. E di fatto cosa succede? Che la parte, permettetemi, più numerosa dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia che hanno il benestare del provinciale e del regionale chiedono assolutamente il reintegro del vice sindaco Daniele Tirso Basiola. I due consiglieri che rimangono di Fratelli d'Italia, Lannut e Claudio Bullo, invece premono perché entri come assessore lo stesso Bullo, e in questo modo entrerebbe Nicola Pecchie, che sono 3 legislature che cerca di entrare e non ci riesce. Su questo però sembra che ci sia il veto assoluto di Fratelli d'Italia a livello regionale, e forse anche a livello provinciale. Questa però la mettiamo così perché abbiamo qualche dubbio, ma a livello regionale sembra che sia proprio così. Tra l'altro, anche altre forze politiche, tra cui anche Beniamino Boscolo, di cui rinnoviamo la nostra stima, amicizia, io l'ho anche votato tutte le volte che ero in lista, ma con quell'uscita che il sindaco dovrebbe decidere e prendere i voti anche dalle liste civiche. O dico civiche perché ci sono più liste, se no direi la lista cinica, e sapete come la penso. Per sintesi, non ve lo ripeto, lo sapete benissimo, ma vi metto il link di alcuni interventi precedenti. E quindi questo consiglio, e qui usciamo dalla notizia. Quindi la notizia è che la situazione politica è paralizzata per questi veti incrociati, in pratica, e il comune non si muove, e ci sono tutta una serie di conseguenze che non ricadono tanto sui partiti politici, o meglio, ricadranno magari alle prossime elezioni, ma ricadono sulla collettività. Il consiglio, e qua invece entra come diciamo parere personale, come opinione, Lamarco, andare a consigliare il sindaco di prendersi qualcuno delle liste civiche, scusate il lapsus, sarebbe un disastro totale per la carriera politica di Armerao, che a mio avviso è un bravo sindaco, è una persona onesta, si impegna per la città. E quindi, se vuole essere rieletto, non può certamente rompere con Fratelli d'Italia ai vertici, pertanto per essere chiaro. E quindi questa è la situazione, staremo a vedere come andrà a finire. L'augurio è che il sindaco tiri fuori gli attributi, decida senza ascoltare a destra, a sinistra, segretari, consigliere, neo consigliere comunali, signore entrate in consiglio comunale per grazia di Dio, ogni riferimento all'Annot è puramente voluto, e quindi che decida con la sua testa, senza stare a fare tante consultazioni, ma decida, perché andando avanti così, ripeto, oltre a un risultato disastroso per la città, c'è veramente in gioco la sua carriera politica, e ci dispiacerebbe perché, ripetiamo, secondo noi è un sindaco che si impegna, che lavora la mattina presto, che è una persona, a mio avviso, una grande persona onesta, e ha tutte le caratteristiche, gli piace fare il sindaco, che non è da poco, ha tutti i presupposti per poter fare carriera politica e magari andare anche più avanti, oltre che al Consiglio, diciamo, al Comune di Chioggia. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La Pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo.
Cam da oltre 50 anni all'isola Saloni a Chioggia.